Voterò anch'io a favore di questa mozione. Il motivo non sarà quello, come posso dire, giuridico per gli effetti che la mozione potrà produrre, perché effettivamente quello che diceva il consigliere Kaufing è vero. Finché non riusciremo ad arrivare ad una regolamentazione giuridica di queste fattispecie, questo registro, queste dichiarazioni non avranno l'efficacia che noi speriamo. Però mi rendo anche conto che questa ha una priorità, questo problema. L'assessore diceva: ma noi non possiamo, se ho capito bene, decidere, siamo a fine mandato, dobbiamo aspettare che... Ma quando dover aspettare, io ritengo che non si possa più aspettare, abbiamo portato tanti anni, pertanto, ed è un'esigenza questa che viene sentita quotidianamente dalle persone. Perciò ritengo che anche questo piccolo contributo, perché io lo considero piccolo, più che altro un segnale politico che noi mandiamo a Roma, sia utile, perché si aggiunge a molti altri che sono già stati fatti, piccoli passi da altri. Dico questo perché vorrei ricordare al Consiglio che attualmente la Camera ha un disegno di legge proprio riguardante questo argomento, un disegno di legge che è già stato approvato dal Senato. Quello Senato però ha approvato questo disegno di legge, questo testamento biologico, apportando una modifica che in buona sostanza ha privato di significato la disciplina complessiva. Voi sapete che nel testo varato dal Senato è stato inserito un emendamento voluto dall'UDC che ha modificato in buona sostanza la portata, impedendo in caso di situazione di vegetativa alle persone, impedendo al medico di sospendere l'idratazione e l'alimentazione. Questo vuol dire che un caso come un anagrario non avrà una disciplina diversa da quella che c'è stata fino adesso, pertanto non verrà risolto come noi speriamo, dando la possibilità alle persone di decidere. Ritornando alla mozione, ben venga questo registro, decidiamo noi siamo stati eletti ormai 6-5 anni fa dai cittadini pordenoni, credo che siamo perfettamente legittimati a prendere una decisione di questo tipo, anche se siamo in scadenza. Ovviamente, come efficacia, quello che ho detto prima, lo ribadisco, purtroppo finché non ci sarà una norma che darà una disciplina chiara, una dichiarazione di questo tipo ovviamente non obbligherà i medici curanti ad intervenire in un certo modo. Ritengo comunque che possa essere considerato un passo, spero, significativo e che possa modificare la situazione. Grazie.